Ciao Como, ci siamo anche oggi. Un caro saluto a tutti voi, buon pomeriggio. Ben ritrovati con la diretta radio, la diretta Facebook anche di Ciao Como Sport Magazine, che oggi si occupa sì di sport, ma anche di un aspetto importante, direi particolarmente importante e rilevante, che porta avanti il tennis Como. Ce lo presenta qua nel dettaglio il direttore tecnico, che è Paolo Carobbio, che ritroviamo dopo qualche mese, dopo il challenge di Como. Ciao Paolo, ovviamente buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te, caro Paolo. Poi tra poco magari facciamo anche un piccolo bilancio, no, di un anno importante che è stato l'ennesimo anno importante che il tennis Como sta per archiviare. Però dicevo, tennis Como è anche qualcosa di importante, no? Un progetto che so poi ti sta particolarmente a cuore, Paolo. Sì, è un progetto che abbiamo iniziato 10 anni fa. Ah, ok. 10 anni fa si sono presentati al tennis con dei genitori, con un gruppo di bambini, erano 5-6 bambini autistici, e hanno chiesto se fossimo disponibili per farli giocare a tennis. Ecco, esatto, il progetto quindi è un progetto a favore dei bambini autistici, no? Sì. Da parte del tennis Como. Due cose: che cos'è l'autismo? Lo spieghiamo anche dal punto di vista proprio sanitario, mancato sviluppo di relazioni sociali e affettive, così viene definito. Insomma, sì, io bambini, definisco, sono bambini chiusi in se stessi, perfetto, che non riescono a interagire, no? Interagire con il prossimo. Ecco, sì, è un disturbo, però nulla di particolarmente grave, bisogna certamente però ecco, cercare di essere vicini loro, a loro. Ma okay, ti dirò, io in questi 10 anni, noi praticamente ci troviamo tutte le domeniche mattina a tennis, bravo, dalle 9 alle 11, e io quando ho iniziato non sapevo come comportarmi, non conoscevo né l'autismo, e neanche lo spettro autistico, così lo chiamano, cioè sì, esatto, grado di la gravità di autismo, di questa difficoltà nell'interagire, di relazionarsi col prossimo. Quindi per me è stata un'esperienza, talvolta anche abbastanza faticosa, specie all'inizio. Immagino anche forte, sicuramente dal punto di vista emotivo. E in certi casi resti a bocca aperta. Nel assolutamente senso, sì. Mi è capitato un ragazzino, insomma, ha avuto 13-14 anni, che durante tutta l'ora ripeteva un film parola per parola, che io, vedendo la mamma, gli dico: ma scusa, ma questo film quante volte l'avete fatto vedere? E la mamma mi guarda e mi fa: ieri sera per la prima volta l'ha visto. Ecco, sono cose che in effetti fanno riflettere. Oggi veramente vogliamo spendere anche questa puntata dedicata certamente sì al mondo dello sport, perché poi tale è, ecco, esatto, lo sport, ecco, in questo caso Paolo, viva Dio, diciamo, lo sport che ti dà una mano, ti aiuta anche di fronte a situazioni difficili, no? Allora, quello che posso dire è che c'è stato un grosso miglioramento dal punto di vista delle capacità coordinative. Calcola che quando ero iniziato cercavo di fargli cadere una pallina davanti e non riuscivo neanche a colpirla. Adesso che sono più grandicelli, quindi che hanno iniziato 10 anni fa, vengono al tennis, uno viene con i genitori, con i due papà, e sia un maschietto e una femmina, e palleggiano tra di loro. Quindi i due genitori da una parte del campo, i due ragazzi ecco, questo, beh, questo è un risultato. Questo è un risultato. Ecco, ti apre il cuore, voglio dire, esattamente. Beh, questa è una cosa molto bella, Paolo. Sì. Direi sicuramente anche, ne parliamo anche con quel tocco di pudore, ovviamente, perché però è anche giusto poterne parlare e dire che appunto lo sport è servito. Voi certamente questo aiuto che avete dato a sti ragazzi, ma sono stati secondo te per quale motivo per 10 anni tutte le domeniche mattina? Bravo Paolo. E per volontariato l'ho fatto. Sì, ecco, bravo. Poi l'ho portato avanti, ho avuto l'aiuto all'inizio della Croce Rossa, dei genitori stessi, dei ragazzi che poi si sono abituati, hanno capito come funzionava, e poi quest'anno ne sono arrivati altri. Ah, piccoli. Quanti ne avete allora? Adesso saremo una quindicina. Beh, questo è un numero, non pensavo così tanti, no, lo ammetto sinceramente. È rimasto il gruppo storico dei più grandi, che sono 5, sono arrivati 8-10 piccoli.
quindi bimbi di 6-7 anni. Senti, se la trasmissione che noi stiamo facendo, ovviamente ci ascoltano in diretta radio, ma ci guardano anche in diretta Facebook e poi anche su YouTube, ovviamente, potesse servire, ecco, cosa vogliamo dire? Magari a un genitore che così ascolta, incuriosito, magari per il tag, no, dell'autismo, persona del disturbo, ecco, che cosa ti senti di dire, Paolo? Tu dici un genitore... Sì, un genitore che magari appunto... Ah, esatto, cioè il fatto di portare da voi alla domenica giusto per fare un'esperienza, per provare, no? Ma allora, direi a un genitore di contattarci se vuole provare l'esperienza, sicuramente. Ultimamente con gli spazi siamo un po'... noi ci allargheremo sicuramente perché non molliamo, io non voglio mollare questo tipo di... Fate questa attività, Paolo, anche nel periodo invernale? Tutto l'anno, quindi anche le domeniche invernali voi vi trovate, giusto? Sì, tutte le domeniche mattina dalle 9 alle 11. Perfetto. Dalle 9 alle 10 vengono i più grandi e i piccolini su due campi dalle 10 alle 11. Davvero, una cosa bella, meritevole. Vorrei ringraziare anche quelli che quest'anno sono arrivati ad aiutare. Fallo pure, ma anzi. La presidente Chiara Sioli. Sì, perché è una donna di grande sensibilità, esatto, anche lei, e quindi brava lei Chiara. Si è lanciata nel progetto, quindi un ringraziamento a lei, a Gianluca Casartelli, e adesso ai ragazzi della Croce Rossa, adesso non voglio dimenticare nessuno, sì, perché esatto. Sono tanti che ci stanno dando una mano, Mauro Peverelli. Anche Mauro Peverelli. Che è stato il promotore, tra l'altro, dell'arrivo di questi nuovi bimbi tramite un'associazione che fa riferimento a lui, e quindi adesso non voglio dimenticare nessuno, ma veramente un grazie a tutti quelli che... Quindi ovviamente ai volontari, a coloro che vi danno un aiuto, una mano importantissima, ripeto, questa è una cosa bella che fa capire come a volte, ecco, lo sport, magari anche delle cose così semplici, anche il solo palleggiare tra due ragazzi che hanno questo problema legato appunto allo spettro dell'autismo, possa aiutarli. Ma sicuramente ti dico, il nuovo gruppo che è formato da bambini piccoli, quindi dai 6, 8, 9 anni, noi all'inizio eravamo un po' preoccupati, metti anche solo il fatto di farli entrare nel pallone presso statico, per loro è un problema. È vero, hai ragione. Ambiente chiuso. È vero, sì, certamente. Eravamo preoccupatissimi, adesso come la prenderanno? E invece devo dirti che già da un mese e mezzo che lavoriamo con loro e cominciamo a vedere i primi risultati, quindi bene. Questa è una cosa molto molto bella, bene. Allora vedo che ci sono anche molti telespettatori che ci stanno seguendo, saluto Samuele, buona serata anche a te Samuele. Questa sera, saluto a tutti. Ovviamente questa sera abbiamo voluto fare questo appuntamento sportivo un po' particolare, ma giustamente direi dedicato proprio a questa bellissima iniziativa, direi anche sì, sportiva e sociale, Paolo, no? La valenza è sportiva ma anche sociale, perché adesso non è che sono qua a farti i complimenti e gli elogi, però in effetti è una cosa veramente bella, non capita a tutte le società, ecco, questo va detto, voi ci avete creduto, avete portato avanti questa iniziativa, e beh, insomma, sono anni di impegno, come dicevi tu, seriamente, tutte le domeniche, tutte le settimane. Ma allora io devo ringraziare i genitori di questi ragazzi. Cosa ti dicono i genitori, Paolo? Cioè, penso che i genitori sanno di avere un problema. Esatto, e questo è un problema grosso. Sicuramente. Quindi di fronte a problemi di questo genere è anche facile, secondo me, un po', voglio dire, e invece hanno una grinta, una carica che complimenti. Una risposta anche positiva, quindi mi pare, certo, di capire, perché uno si può anche chiudere in se stesso, abbattersi e dire insomma questo è un problema, che è così. Anche perché vedi, non so, sono due piccolini che appena arrivati sono bellissimi, no? E lo leggi nei genitori che dicono sì, però... Sì, che c'è un po' di disagio. Che esatto. Poteva anche non avere questo problema qui. Certo. E però tutti li vedo positivi, partecipano alla lezione anche loro, si stanno integrando anche i genitori nella lezione, quindi
veramente molto bello, Paolo. Senti, magari nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se fosse possibile avere magari anche il contributo video piuttosto che delle foto, ci farebbe anche piacere perché diamo ulteriore sensibilità a quello che oggi tu ci Dovremmo stai chiarire un raccontando. problema Ver che no, verificalo, ci mancherebbe magari altro. sì, un Verifica problema bene, ci iniziale. mancherebbe altro. Però, se fosse possibile, magari anche una testimonianza di questo genere sarebbe bello per far capire, ecco, non per mettere chissà, ma per testimoniare quanto è una Assolutamente. cosa estremamente bella e positiva. Quindi, numero importante, cosa che va avanti. A chi ci sta guardando, possiamo solo dire che se uno vuole venire, lo può fare Assolutamente, tranquillamente. si mette in A contatto Villa con Olmo, c'è la pagina Facebook, no? Esatto, C'è anche il sito c'è ufficiale, il sito Tennis ufficiale Como. del Tennis Como, un colpo di telefono, chiedere di me Paolo Carobbio, insomma, e poi ne parliamo. Assolutamente sì, con grande piacere. Bravo Paolo, quindi a te il grazie, ma anche a tutti i volontari, come detto, siete tanti, Sì, perché è non voglio un'iniziativa. dimenticare nessuno, però in questi casi, sai, No, mi no, no, scappa infatti. sempre via, ringrazio tutti. Diciamo che è una delle poche società che ha una sensibilità di questo genere, questo è fuori di dubbio, cioè, Io adesso, non so le altre non ne società, conosco molte, nel sinceramente, dettaglio che non lo so. Posso dirti che ho ricevuto 2-3 chiamate, una da Lodi, un'altra da Modena, mi sembra, di insegnanti che volevano venire a Como per capire come funzionava il discorso. Chiedevano a me, di guardate che non l'ho capito neanch'io come funziona. Io sono andato passo per passo cercando di far fare degli esercizi con la racchetta e la Ecco, tra l'altro, pallina. ecco, dal punto di vista puramente tecnico, che cosa fai fare? Proprio degli esercizi basici, Paolo, di base, insomma. Allora, dipende molto dallo spettro che dicevo prima, Sì. quindi, cioè, allora, perché se è molto elevato, quindi una faccenda abbastanza grave, cerchi solo di fargli prendere la pallina, Quindi è una cosa puramente. mentre Esatto. altri la puoi lanciare tranquillamente, la Se colpiscono. lo spettro è meno, diciamo, complicato, se la Eh sì, anche situazione. perché devi calcolare che loro non riescono a esprimere il loro disagio, Ah, ecco, per cui anche questo è magari vero. sono stufi. Sì, è Bisogna vero. stare molto attenti, insomma, Sì, sono stufi ma anche. non te lo possono No, dire, esatto, non sì, quindi anche dal riescono, punto di vista psicologico bisogna interagire, te non lo credo. fanno capire dal comportamento magari, quindi scappando Certo. via, correndo, eccetera. Per cui bisogna stare un po' attenti, bisogna stare anche attenti alle racchette che ogni tanto volano. Sì, esattamente, Paolo. Bene, senti, bella, bella testimonianza la tua, mi fa molto piacere averti ospitato e Ma raccontare anche queste grazie. cose, che, ripeto, possono essere anche un po', dici, ma cosa c'entra? Ma c'entrano molto con il mondo dello sport, anche con una valenza sociale certamente Ma rilevante. Se le assolutamente. società del territorio fanno delle cose positive, viva Dio che è giusto valorizzarle pienamente e mi fa piacere averlo fatto. Senti, un'ultima cosa, ne approfitto allora della tua presenza qui, ovviamente Tennis Como, l'autismo, un progetto molto bello, però chiudiamo anche un'altra stagione, ormai manca un mese per chiudere questo anno solare 2019, importante sempre per il Tennis Como, Paolo, In vero? crescita, Ecco bene, questo è bello. direi in crescita, ne parlavo proprio oggi, Next Gen, organizzato con Esatto, 450 torneo iscritti, giovanile Next giovanile, Gen 11, 12, 14, 16, maschile e femminile, 450 iscritti, 450 iscritti, bravo. organizzato e chiuso in maniera eccellente. Primo esperimento col Senior ITF, dei tornei veterani, 45, 50, 55, 60, 100 e rotti iscritti provenienti un po' Da da tutta Europa, Europa e anche esatto. qualcuno da più lontano, e l'ATP, Esatto. l'ATP Tour. Queste sono le tre manifestazioni grosse, Beh, hai detto diciamo. niente, voglio dire. Ci avete la squadra, poi ovviamente, la Abbiamo squadra del Tennis Como. la squadra maschile femminile, e femminile, E tanti atleti anche che poi sono lì ad allenarsi. 150 50 allievi 150, nella ecco, scuola tennis. questo è un gran numero. 150 ragazzini, scuola tennis. Poi ci sono i ragazzi appunto dell'autismo, abbiamo già detto, valore Esatto, aggiunto, senza dubbio. assolutamente. E quindi stagione in crescita e soddisfazione, Paolo. Gran lavoro, avete lavorato Sì. tantissimo. Mi ricordo anche quando abbiamo presentato qua, perché si è sentito spesso l'ATP, insomma, i problemi anche perché mantenere una manifestazione di altissimo livello e come ce l'ha, beh, sì, è vero, è un merito vostro, però anche sono dei salti mortali.
veri salti mortali. Paolino, io ricordo, adesso possiamo, puoi anche dire che in effetti qualche notte insonne l'avete fatta sicuramente. Sì, direi anche più di una. Esatto. Perché l'anno precedente il maltempo, cioè, poi c'è una discreta somma da raccogliere per mettere insieme il montepremi e tutte le spese aggiuntive, che non è cosa da poco. L'aspetto organizzativo, quindi quello che abbiamo sì, la logistica, insomma, tanta roba. Siamo inventati una tribuna in più, è vero. Due tribune in più. Bravo. Poi noi dobbiamo, io la presidente con Chiara, dobbiamo sempre combattere anche un po' lo scetticismo, sai, ma le paure, non funzioneranno. Abbiamo sempre fatto funzionare, vediamo di farlo funzionare anche quest'anno. Per adesso è andata sempre bene. E devo dire che è andata bene davvero anche quest'anno, una stagione quindi davvero importante, quella che il Tennis Como va a chiudere. Oggi ce l'ha spiegata, ce l'ha raccontata qui nel dettaglio Paolo Carobbio, direttore tecnico. Paolo, grazie, soprattutto per la testimonianza, ripeto sempre, quella del progetto per l'autismo, perché non è una cosa né comune né facile. Bravi a crederci, bravi a portarla avanti, perché poi la costanza è di portarla avanti anno per anno, no? Sai, i primi 2 anni, come dicevo, ero da solo, perché sono partito, poi dopo piano piano la gente... Io non ce l'ho fatta abbandonare il progetto, per quello ho portato... No, hai fatto benissimo, bravo. Ti ripeto, sono i primi anni, poi dopo sono arrivati i soccorsi, diciamo. Speriamo che ci sia anche qualcuno che si accorga di quanto fate bene e quelle che sono i vostri progetti, e parlo anche ovviamente di istituzioni piuttosto che